Ciao a tutti e bentornati e benvenuti su Fan Art Go Reloaded. Vi chiederete chi è questo signore dietro di me nello schermo? Questo è Carl Pulfrick, un ottico, possiamo dire, un fisico, che ha scoperto un effetto veramente interessante. E cioè, un'altra domanda che ci facciamo, che cosa ci faccio io con questo paio di occhiali con la lente scura a destra o a sinistra, perché vedremo che possiamo metterla sia a destra che a sinistra, e una lente libera, perché questo signore non ha fatto altro che inventare, diciamo, la visione a 3D nelle immagini a movimento. Mi spiego meglio. Ha scoperto questo signore che quando un occhio viene, diciamo, coperto da una lente scura, la visione, diciamo, la percezione della retina dell'immagine è leggermente in ritardo, ma si tratta di pochi millisecondi, insomma. Questo ritardo fa sì che il cervello, quando interpreta le immagini, che ripeto devono essere in movimento, le interpreta a tre dimensioni, cioè tende a mettere la... questo lo vediamo nei filmati, soprattutto nei video, tende, diciamo, a scorporare l'immagine, a rendere appunto a tre dimensioni oppure dargli profondità. Ma tolgo questi occhiali che in questo momento non servono. E questo effetto l'abbiamo soltanto nelle immagini, dicevo, in movimento. Purtroppo nelle immagini, nelle foto, non possiamo ottenere questo effetto, perché è una caratteristica fondamentale per raggiungere la visione a 3D con questo effetto, questo signore, è che le immagini appunto siano riprese in movimento. Online ci sono diversi tipi di diversi filmati che dimostrano questo effetto, e questo effetto abbiamo visto, si è potuto notare che nel 90%, anche di più, 95% delle persone, a meno che non abbiano problemi particolari agli occhi, viene percepita la profondità, la terza dimensione. E appunto il principio è che con la lente scura in un solo occhio, questo ritardo fa sì che appunto si crei questo effetto. E a seconda del movimento delle immagini, da destra a sinistra, noi dovremo posizionare la lente o a destra o a sinistra, l'unica lente scura che è richiesta. Questo tipo di tecnica è stata utilizzata anche in diversi cartoni animati, per esempio Remy, che era un cartone animato che facevano sulla Rai, e anche lo stesso Lupin III su Italia 1 hanno delle riprese fatte con questa tecnica, per cui indossando un paio di occhiali, infatti a Remy c'erano gli occhiali, mi ricordo, in edicola, indossando questo paio di occhiali noi riuscivamo a percepire la stereovisione, si chiama. Io proverò a fare adesso una ripresa con questa tecnica, ma non sono riuscito finora a riprendere bene, la percezione è molto minima. Una nota che più la lente è scura e più si ha questo effetto tridimensionale. Questa è una cosa di cui ho voluto parlare perché sono appassionato di 3D, infatti nel canale c'è anche un video in cui facevo quelle con gli occhiali quelli di doppio colore, cioè blu e rosso, ciano, insomma, vabbè, con la doppia colorazione, che è la cosa classica. Ma il bello di questa tecnica è che noi l'immagine la vedremo perfetta con tutti i suoi colori, non solo la vedremo perfetta, ma possiamo vederla anche in versione standard, cioè se non abbiamo gli occhiali noi vediamo questa trasmissione, vediamo questo video in modalità standard e non 3D. Quindi una comodità veramente assurda. Faccio una piccola ripresa, diciamo, nel mio ambiente, nella mia postazione, e vediamo quanti di voi mi scrivono una volta che avete preso un occhiale tipo questo, rilevano la terza dimensione, e quanti no. E se vi piacciono questo tipo di vlog, insomma, di chiacchierate tecnologiche, fatemelo sapere nei commenti. Vi lascio a queste brevi immagini e alla prossima. Ciao a tutti. We'll be right back.
In conclusione, diciamo che questo effetto con questi occhialini, che tra l'altro sto ancora indossando perché sto facendo delle prove, è un po' fastidioso a lungo andare, non ci si può vedere un film di un'ora, di due ore. Infatti su molti siti si consiglia di vedere il massimo un quarto d'ora, però l'effetto è veramente carino. È da segnalare anche che su YouTube ce ne sono tantissimi, anche perché hanno fatto una trasmissione su Rai 2 tempo fa, in cui a Torino, proprio alla mostra cinematografica, fra cui ci sono anche stato, cioè trovate il blog qui su questo canale, spulciate e lo trovate, e insieme a Rob. E dicevo, hanno fatto appunto, hanno spiegato come avvengono queste inquadrature specifiche per questa televisione particolare. Grazie di avermi seguito per questa piccola curiosità, che forse approfondirò più tecnicamente magari, se a voi è gradito. Grazie, arrivederci alla prossima.